Paltorino! At this point of my life, I want to be close to the nature. I want to stay home instead of traveling 200 days a year like I used to do. Lena è un punto di riferimento nel mondo dell'audiovisivo e da qualche anno vive a Grizzana Morandi. This is basically my office. As soon as the weather is warm enough, I move here to, you know, do my work and enjoy this. And many people, when we are on Zoom, they think that this is an artificial background. This is the traditional Emilia Bianca. Not ours yet, we are going to use ours as well. Italy has been very close to my heart for more than 20 years because my partner Stefano is Italian, and I always thought that one day I want to have a farm and a vineyard in Italy. I saw this view and I knew that this would be our new home. I'm still working for many international film funds. Ciao Alfredo. Alfredo, what are you doing? He wants to participate. Non appena arrivata a Bologna, anche Lena è stata contagiata dall'irrefrenabile voglia che qui tutti hanno di fare comunità. Mente Locale Film Festival is kind of my dearest hobby here in Italy. I'm doing it together with my friends. We organize film screenings to support all these independent cinemas on the little municipalities. And the topic is to really focus on territories and communities. Anche in questo caso è stato il desiderio di riconoscersi e stare insieme a far scattare la scintilla. Quando Lena ha avuto la possibilità di venire in Italia a lavorare e l'offerta veniva da Bologna, ha cominciato a cercare dove poter abitare. Partendo da vicino a Bologna, dove la collina è molto cara, è arrivata in pochi chilometri all'Appennino tosco-emiliano, dove invece c'erano decine di case non abitate da anni. I think that people didn't really understand how beautiful this region is. Avere un rapporto con la natura, con gli animali, è molto appagante. Conosco Stefano da tanto tempo ed è un punto di riferimento per tutti quelli che fanno il mio lavoro. Quello che è cambiato è che do molto più valore al fatto di stare qui. Lo sento profondamente che la realtà è sempre più creativa di quanto può essere la finzione. Questo è stato il motivo per cui ho fatto documentari. Jean Rouch, uno dei padri della Nouvelle Vague, diceva: basta avere una macchina da presa e si può fare cinema. Ci sarà sempre più bisogno di raccontare storie vere.